Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati, e questo è il titolo della manifestazione coordinata dall'Ufficio Diocesano Migrantes in città in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Un'intera settimana di appuntamenti sino al 3 ottobre, quando al cimitero Angeli di Caltanissetta verranno commemorate le vittime dei naufragi con una preghiera interreligiosa durante la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza. Si preannunciano giochi di strada, pomeriggi di incontro tra le varie comunità etniche con attività tipiche delle diverse culture, tra musica, sapori e tradizioni, e anche la realizzazione di un tappeto di sale colorato. Intanto è presente in piazza Garibaldi uno stand Migrantes on the Road per parlare del lavoro che l'ufficio svolge in città. Diciamo, queste due giornate aprono e chiudono una serie di eventi, tra cui la possibilità che abbiamo dato alle persone di trovarci, perché noi abbiamo l'ufficio alla Provvidenza, però, e quindi spesso è difficile, soprattutto per i nisseni, perché i ragazzi stranieri ormai sanno dove siamo, quindi abbiamo voluto anche un po' esporci, metterci in piazza proprio per farci conoscere un po' di più il servizio che svolgiamo per i migranti. Noi facciamo... Accompagniamo i ragazzi sia nel disbrigo pratiche, nella ricerca del lavoro, a volte nella ricerca della casa, e poi tutte le attività che mirano all'integrazione, che non è una parola che ci piace molto, però diciamo a creare una società sempre più multiculturale e multietnica. Per l'occasione è stata anche allestita la mostra Oltre i Muri. La mostra, che si chiama Oltre i Muri, è una mostra che è stata realizzata dalla comunità missionaria di Villa Reggia in collaborazione con la Fondazione Migrantes. Io ho avuto modo di vederla in uno dei nostri corsi di formazione nazionale, mi è piaciuta molto. Questa mostra è nata quando si festeggiava il trentennale della caduta del muro di Berlino, ma pochi sanno che in realtà ogni anno noi ricordiamo questa caduta del muro di Berlino, ma continuiamo a costruire muri nel mondo. E questi sono i muri e le recinzioni che i ragazzi che arrivano qua per mare e per terra sono costretti ad attraversare. A volte non sono dei muri fisici, pensiamo al Mediterraneo, a volte sono dei muri anche burocratici, quindi l'impossibilità di avere un visto d'ingresso per motivi di lavoro. Sono i muri che poi animano queste scelte, cioè i muri che abbiamo dentro di noi.